Pace e bene, oggi vorrei raccontarti un fatto storico accaduto ad Auschwitz. Un capo della Gestapo si era reso conto delle atrocità che si stavano commettendo nel genocidio degli ebrei. Un giorno, durante un'ispezione in un campo, vide passare una colonna di uomini e di donne, dirette alle camere a gas, tutti nudi. Sentì nel suo cuore un grande dolore. Si domandò: «Che devo fare io adesso per aiutarli, per aver pace con me stesso?» Sapete la risposta che ricevette dal profondo del cuore? E tenete conto che i padri della Chiesa parlano del Cristo parlante dentro di noi, ed è qualcosa di molto profondo. Sentì che avrebbe dovuto denudarsi anche lui e mettersi in fila con loro. Noi potremmo domandarci: ma questa voce che sentì dentro, da dove veniva? Era una suggestione? Era reale? Era di Dio? Ma non era meglio fermare la comitiva e liberare quelle persone? Forse lui non lo poteva fare. Perché invece la verità era quella di denudarsi e mettersi in fila? Ecco una possibile risposta. Una persona che stava in quella fila di fronte al dramma della sofferenza, della morte prossima, del fatto che forse non c'era nessun Dio, che non c'è amore nel mondo, che Dio stesso forse non esiste, che la vita è una mostruosità, sarebbe morta nell'assurdo. Ma se qualcuno viene vicino a te e affronta quell'atrocità con te, infondendoti speranza, allora tutto prende un senso nuovo. Dio stesso, davanti al dramma del male e della morte, non ci ha dato facili risposte né ci ha inviato messaggi consolatori. Lui stesso si è fatto carico del male presente nel mondo e ha dato la sua vita con noi e per noi, attraversando il dramma della morte e illuminandolo di una luce nuova. Così ci mostra che davvero esiste Dio, che si può vivere, che si può morire, che la vita e la morte hanno un senso. Senso che siamo chiamati per primi a riscoprire e a trasmettere. Si racconta che una persona, particolarmente lamentosa, andava brontolando per tutto ciò che accadeva. Si lamentava quando vedeva un povero per la strada, contro il governo, contro le istituzioni, contro la chiesa. Se vedeva una buca nella strada, brontolava contro il sindaco, la giunta comunale. Se vedeva fila al supermercato, brontolava contro il direttore, la cassiera. Una notte fece un sogno, sognò Gesù, e Gesù che sorridendogli gli chiedeva: «Ma sento che vai lamentandoti, perché? Cosa succede?» «Sì, signore, mi lamento perché quello non fa il suo dovere, quell'altro neanche, e scusa, mi permetto, ma anche tu potresti fare qualcosina di più per aiutarci». Il signore gli sorrise, gli mostrò le piaghe gloriose e gli disse: «Se tutto questo non ti basta, ricorda che ho già fatto un'altra cosa. Ho fatto te. Che il buon Dio ti benedica».